Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Innanzitutto auguri di un felice anno. Oggi inizierò due video. Questo video qua, che se tutto va bene uscirà domani, e un'altra clip per il video che assemblerà tutto quanto il video collezione. Okay, infatti come vedete oggi nuovo giro. Arrivate altre scatole, per cui sistemo la libreria e vi registro anche la clip del video collezione dei comics che andranno giù in cantina, come ho fatto anche per il 24 dicembre. Per cui, senza perdere troppo tempo, direi che ora mi sbarbo, faccio colazione e poi sistemo un po' perché poi devo andare in palestra. Ciao ragazzi, io ho appena finito di sistemare, ho fatto la borsa, adesso me ne vado in palestra. Però prima volevo mostrarvi due o tre regali di Natale che mi sono stati fatti quest'anno. Questo pop fantastico fattomi da Emma e la sua fidanzata. Di Avengers Infinity War con Spider-Man nella sua Iron Suit. E penso che l'aprirò. Penso che la scatola l'aprirò. Anche perché non lo so mai se le pop lasciarle chiuse nelle scatole oppure no. Non saprei, datemi qualche suggerimento. E poi passiamo a quello che è il regalo di Natale che mi ha fatto davvero. Regalo che è stato fantastico. Faccio un attimo la telecamera. Regalo fantastico. Inaspettato, come ricoperto con questa custodia che mi sono preso su Amazon appena ho ricevuto il regalo, le AirPods. Sono le prime, mi sembra, però sono comodissime. Adesso l'unica cosa che vorrei comprarmi per una sicurezza maggiore è il blocchettino che me l'ha lasciato attaccato all'orecchio. Non cadono, però si muovono un pochino. E niente, io ora mi finisco di preparare e ci rivediamo dopo. Rieccomi ragazzi, allora è stata una giornata abbastanza piena quella di oggi. Questo è un vlog particolare, è mezzanotte e 30, sono andato in palestra, mi sono allenato, ho fatto un pizzico di spesa, ho cenato, mi sono rilassato, ho letto un pochino, ho giocato un po' con Dragon Ball Dokkan Battle. A proposito, qualcuno di voi gioca Dragon Ball Dokkan Battle? Se sì, faccio sapere con un commento, magari ci scambiamo i codici amici, si può magari cooperare tramite gli amici, quelli del Friends, un po' così. E niente, oggi è stata, come dicevo, una giornata abbastanza stancante. Mi sono un po' riposato, però aspettate un secondo, direi di fare un po' di luce. Ora ci si vede meglio. Comunque, volevo parlare in questo vlog di come ho affrontato queste feste. Come vedete sono abbastanza pieno rispetto ai video precedenti. Questo perché in questi giorni di feste ho deciso di godermi tutto quanto, mangiare quando avevo fame, anche perché onestamente ho passato le feste con i parenti, i miei amici, e non volevo togliermi niente. Ad esempio, il cenone di Capodanno ho mangiato quello che volevo fino a quando non ero sazio, stessa cosa per Natale, cenone di Natale, per cui io mi sono messo in testa che queste feste me le volevo passare in serenità completa ed è quello che ho fatto, per cui infatti è finita le feste. Per quanto comunque anche se ho mangiato tanto in questi giorni, mi sono comunque anche allenato. Il 25 per esempio sono andato in palestra al mattino prima di pranzare, mi sono allenato, mi sono stancato e mi sono rilassato allo stesso tempo e mi sono goduto poi il pranzo di Natale. E niente, anche se mi sono allenato comunque tanto, ho mangiato comunque tanto, per cui un pochino ho messo, anche perché non ho seguito i macros, questi giorni me li sono presi di puro relax, ho seguito solo la solita integrazione giornaliera. Da fine di agosto andrò in regime, sarò a 1847 calorie, di cui 192 grammi di carboidrati, 155 di proteine e 51 di grassi, e così sgrasso quello che ho messo su in questo periodo di Natale, anche se alla fine, per i chili che ho messo su, il 70-80% saranno tutti liquidi, per cui si perderanno facilmente, il resto è anche grasso. Penso di aver messo su anche un po' di massa magra, perché comunque mi sono allenato, ho sempre spinto, che è quello che importa, che è quello che conta, perché sono di quell'idea che contano i macros, ma anche magni e spigni. Se vuoi mangiare, devi comunque allenarti per bruciare quello che hai ingerito e per dar modo al tuo corpo di crescere. Comunque, in questo video volevo dirvi come ho affrontato un po' le feste e volevo dirvi anche quali sono i miei obiettivi per questo 2020, perché questo 2020 sarà ricco, ricco, ricco di avvenimenti importanti. Uno di questi è quello del mio matrimonio, infatti adesso ormai è tutto in discesa, il tempo passerà velocissimo e per quanto siamo abbastanza avanti sui preparativi, ci sono ancora tante cose da preparare, per cui sarà, per quanto a me mi piace, sarà a momenti rilassante, sarà anche a momenti molto stressante,
Però è una cosa che voglio fare, non vedo l'ora che arrivi il giorno del mio matrimonio per poter passare quella giornata con le persone più importanti della mia vita e con quella persona con cui passerò l'intera mia vita. Sono felice perché in questo 2019 abbiamo costruito tanto, stiamo costruendo la nostra famiglia anche con le nostre due gatte che giustamente stanno dormendo di là. Chi mi segue su Instagram le vedrà, le avrò già scocciate, li scoccio ogni giorno perché pubblico tantissime storie con le mie gatte. Sto notando che comincio ad essere molto apprensioso nei loro confronti. Quando vedo che stanno poco bene, mi agito. Sono una persona. Mi si sta emozionando tanto perché comunque ho notato quante cose bellissime sto facendo in questo, quante cose bellissime ho fatto in questo 2019 e quante cose bellissime potrebbero succedere nel 2020. Sono veramente emozionato. Ma questo alla fine sono felice. Perché comunque se non fosse per Lavero che mi supporta e mi supporta in tutto quello che faccio, non riuscirei a poter fare quello che faccio, ovvero anche allenarmi il 25 dicembre. Io sono dell'idea che difficilmente si trova la persona che accetti che il proprio fidanzato o fidanzata si vada ad allenare la mattina di Natale per poi passare comunque il resto della giornata con lei. Non tutti accettano questa cosa, per cui sono veramente felice per questo. Comunque, stavo dicendo, i miei obiettivi per questo 2020 sono innanzitutto godersi appieno tutti i momenti con la mia famiglia, con Lavero, organizzare in modo perfetto quello che sarà il giorno più bello della nostra vita, comunque uno dei giorni più belli della nostra vita, migliorare la mia composizione corporea, l'obiettivo è sgrassare quello che c'è da sgrassare, per cominciare a ingrossarmi come vorrei, perché il mio obiettivo non è essere magro, l'ho già detto più volte, essere grosso, è una cosa che porterà via tanto tempo, ci vorranno anni per poter raggiungere il mio obiettivo, però ci stiamo avvicinando. Ho postato oggi una foto su Instagram e voglio ripostare un'altra foto tra 365 giorni per vedere dove sono arrivato. Voglio vedere in questo 2020 cosa riesco a raggiungere. Altro obiettivo è cercare di migliorarmi caratterialmente. Mi spiego. L'altro obiettivo che diciamo che forse è l'ultimo che voglio cercare di raggiungere in questo 2020 è migliorarmi a livello caratteriale. Nel senso, io sono una persona che non accetta gli sbagli, sono una persona molto, ma molto autocritica. Se c'è qualcosa che sbaglio, la prendo abbastanza male ed è sbagliato perché comunque gli errori, ragazzi, fanno bene, con gli errori si migliora sempre. Come ho detto, sbagliando si impara. Io questa cosa non l'ho mai accettato più di tanto perché io odio sbagliare, quando sbaglio ci rimugino parecchio e diciamo che questo mio modo di affrontarlo è in certi versi sbagliato, ma secondo me anche in certi versi positivo. Bisognerebbe accettarlo un po' di più l'errore, perché comunque grazie all'errore si migliora, come ci ho detto. Il mio vedere in modo sbagliato è perché ci sto male, proprio mi innervosisco. E devo cercare di superare questo step che non mi faccia innervosire, ma anzi mi faccia valutare e pensare a un modo nel quale non potrò più fare quello stesso errore. Cosa che poi succede, perché difficilmente commetto lo stesso errore. Però devo cercare di migliorare quel piccolo punticino là, ovvero il momento in cui devo accettare meglio l'errore, cosa che non mi viene ancora facile. Ogni tanto mi riesce semplice, ogni tanto faccio veramente fatica. Per questo dico, devo in questo 2020 amarmi un po' di più sotto questo punto di vista, accettare un po' di più l'errore. Ecco, mi sono spiegato. L'orario non mi permette, cioè, spero di essermi spiegato. Diciamo che sto un po' parlando a vanvera anche dovuta alla stanchezza. Ora, queste comunque sono le tre cose fondamentali che vorrei riuscire a realizzare in questo 2020: migliorare la composizione corporea, organizzare nel modo migliore uno dei giorni più importanti della mia vita e passare più tempo possibile con le persone che reputo importanti e accettare di più gli errori e amarmi un po' di più, cosa che secondo me è importantissima. Ovviamente ragazzi, fatemi sapere quelli che sono i vostri obiettivi, buoni propositi per questo 2020, anno che secondo me è iniziato nel migliore dei modi, sicuramente sarà migliore del 2019, perché per me il 2019 è stato un anno fantastico, come ho già detto prima, mi stavo emozionando, per cui meglio non parlare più.
in questi giorni cercherò di portarmi avanti con le serie, sistemerò i fumetti in libreria perché mi manca ancora un po' per sistemare quelli che sono arrivati oggi e non vedo l'ora di potervi registrare il mio video collezione, anche perché volevo farlo per Natale ma ho fatto fatica, non sono riuscito a portare tutti i fumetti da casa dei miei, devo fare ancora un paio di viaggi e niente. Io comunque ragazzi vi faccio ancora gli auguri, spero che abbiate passato delle feste fantastiche, cioè spero che abbiate passato un buon Capodanno e anche un buon Natale. E niente, vi faccio ancora gli auguri per questo inizio anno, fatemi sapere veramente quali sono i vostri buoni propositi e nulla, io vi ringrazio ancora per la visione, se questo video vi è piaciuto mettetevi piace, commentate facendomi sapere un po' quello che è stato il vostro 2019, quello che vi aspettate per questo 2020 e se non lo siete iscrivetevi sia qui sul canale, ma seguitemi anche su Instagram. Ciao!